e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su un nuovo vlog, è come se fosse una seconda prova di, del green screen, perché mi sembra di averlo già detto in un video, ma comunque abbiamo visto che è abbastanza difficile, quindi se non è proprio preciso come deve essere non è che esce molto bene. Però vi volevo dire che ovviamente come in The Sims 4, cioè che già ve l'ho detto in The Sims 4 mi sembra, che ho comprato due staff pack e un game pack, che vi faccio vedere subito. Ecco qua, sono questi due staff pack, che sono quelli verdi, e questo dovrebbe essere un game pack. Allora, adesso vi spiego subitissimo. Uno staff pack che ho preso è cucina perfetta. Praticamente cucina perfetta, cioè prende, a parte dei mobili e tutto quanto, ma una macchina del gelato che poi ovviamente ha un'abilità, e quindi poi man mano che la alzi questa abilità di fare il gelato avrai disponibili più gelati, quindi magari poi lo proviamo con la... come si dice? Un attimo di pazzia. Con la famiglia Bianchi. Poi c'è l'altro staff pack che è accessori da brivido, che ovviamente è di Halloween e tutto quanto, ma io questi staff pack, insomma game pack, questo coso l'ho preso un po' di tempo fa, l'ho preso già parecchio tempo fa, soltanto che non l'ho mai messo in The Sims 4 perché non l'ho mai preso, cioè mai messo nel gioco. Comunque è questo coso, praticamente inserisce, a parte dei mobili appunto per Halloween, ma un tavolo per fare le zucche, molto bello, che poi vedremo, magari lo faremo ad utilizzare anche a Nicola, visto che si può far utilizzare i bambini. E poi c'è una ciotola, eccolo qua, una ciotola che quando tu vai a prendere le caramelle poi esce una mano, tipo insomma fa spaventare un pochino. Poi vi faccio comunque sempre vedere, visto che io questi game pack, staff pack, li avevo già visti. Comunque se andate nei video potete anche vederli, ma poi noi li proveremo tutti quanti magari ad un video a parte, come in un crea sim. Dedicheremo un video su questo coso, magari non nella famiglia Bianchi, perché poi magari utilizzeremo direttamente un staff pack come la vita, tra virgolette. Comunque, invece lo staff, il game pack che è al centro si chiama Gita all'aria aperta, dove ovviamente mobile e tutto quanto, però tende e tutte queste cose che hai visto, gita all'aria aperta, tu puoi prenderti una vacanza dal tuo telefonino su The Sims 4 e scegli quanti giorni, scegli se stare nella casa, se stare in un appartamento oppure se stare all'aria aperta, proprio come se fosse un campeggio vero e proprio. Quindi queste sono uno le cose. Non c'è un disco, quindi se voi lo comprate così non c'è assolutamente nulla dentro. Qui dentro mi esce comunque The Sims 4 a lavoro, soltanto che io non l'ho preso, soltanto per, è soltanto per far vedere le cose. Qua dietro ci dovrebbe essere un codice, insomma vi ho spiegato tutto quanto, vi ho spiegato tutto perché ok, ho messo dentro, quindi non vi spaventate se magari non trovate il disco dentro, perché poi dite ah! E comunque questo vlog l'ho preso anche come per spiegarvi questa cosa di The Sims 4 e per fare una specie di seconda prova con il green screen. Quindi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio, lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!